Andiamo a guardare. Iniziamo lo show, la rassegna pittorica musicale di Freddy Frenzy. Aiutema Pippo! D'Orlano, Emanuela e King David. Allora, grazie a Freddy, ovviamente che è l'artista della serata, della settimana, e tutti i suoi amici musicisti che ringraziamo per la loro disponibilità. Allora, oggi inauguriamo la mostra Disegni di Freddy Frenzy, che abbiamo scoperto anche in questa sua veste grafica, molto interessante, molto accattivante, molto psichedelica. Non è che questo... Sì, sì, ecco, sì, perfetto. Sì, da quant'è che sviluppi questa tua arte, nel senso? Non da molto. Con la musica ultimamente facevo locandine, disegnavo momenti tipo in tournée con la Nordist Casasol, bravo, con loro, e disegnavo questi momenti, queste scene, per cui da lì mi è nata un po' questa passione, che era una cosa abbastanza personale. I grandi fumettisti del Pazienza negli anni 70-80 erano i miei miti, per cui c'era un ricalcare del loro fare. Non sono pitture, sono disegni, sono caricature, sono... Il padre era un emigrante, per cui siamo emigrati sempre col friulano che andava in giro, per cui andavo con lui, e lui ha fatto anni in Africa, ha portato via la famiglia, si è sempre fatto seguire dalla famiglia, per cui io ho queste esperienze del Ghana, della Tunisia, dello Zambia, in cui ero piccolino, però già mi entravano tutti questi colori, questi input africani. Poi c'è stata un'epoca dell'80-82, come diceva Umberto, che sono stato in Nigeria, lì io mi sono un po' più reso conto, ho fatto anche dei lavori musicali lì. L'Africa ce l'ho dentro anche senza volerlo, nel senso che da 5 anni in poi per me sembrava tutto normale, tutta questa cosa, in questo mondo africano che uno vede un po' strano e tutto. In realtà io avevo 5 anni, mi sembrava che era quello il normale. Una volta rientrato in Europa dicevo, ma dove che cos'è questa roba? La tecnica è quella del disperato. Cosa c'hai in casa? Prendi. Poi se mi resta una matita spuntata, c'è un pennarello che ancora fa ancora. Non ho soldi né per materiale né per cosa. Quindi alcuni sono dei fondi di calendario. Se tu vai a vedere dietro c'è tutto il calendario. Ho girato e fatto il disegno sopra.
uso questa tecnica very poor style. Quindi ti ispiri al tuo mondo musicale fondamentalmente? Fondamentalmente sì, queste referenze di questi stage, di questi grandi musicisti, gli strumenti, le batterie, disegnare batterie, sassofoni, piani, mi piace molto, non lo so fare, però cerco di avvicinarmi a loro perché è un mondo che mi appassiona, che ho vissuto da tanti anni. Questo è un po' come... Questo sono io che disegno, quindi metto giù la chitarra e metto a disegnare. È tutto sproporzionato, tutto strano, ma è bello psichedelico, come lo vedo qui. Quindi questa ragazza, questa Giorgia D'Artizio, che è una cantautrice di Genova, di cui mi piace le sue cose, abbiamo fatto questa locandina una volta. Quello sopra è Daniele Raimondi, trombettista, sì, è lui che è madre. Perché lui, io lo pensavo a lui. Questo è Camogli, il campanile di Camogli, con il suo bel tramonto, di 9 persone ognuno. Lui finanziava questa storia. Cioè, questo è Ninetto Davoli, ve lo ricordate Ninetto Davoli? Sì. Bravo, è lui, faccia tosta. Quello che viene dopo è la danza degli uomini blu, una roba di sassofoni al suolo, ballavano questi uomini blu, in questo mood. Ho iniziato e dovevo